opinion leader. Che bel programma! Il mio sogno proibito, non ne ho uno in particolare. Cosa cambierei della società di oggi? Le guerre, basta. Abbiamo studiato tutto il tempo la storia, da ragazzi, dal liceo all'università. Bisogna capire che le guerre non servono a nulla. Il mio sogno nel cassetto è vivere una vita felice. Nome e cognome? Eva Riccobono, 19 anni, professione modella. Segno zodiacale? Acquario. La tua canzone preferita? I don't sound better for a beautiful life, I do your reason in somebody else. Questo si chiama Black ed è per Jam. Come hai reagito alla chiamata di Fiorello? Ma non volevo partecipare a questo programma, non amo tantissimo la televisione, cioè mi spaventa parecchio. Poi ho conosciuto lui, è molto simpatico, ho conosciuto il mio ruolo che non era per niente degradante e ho accettato. Com'era il dietro le quinte da Stasera pago io? È un dietro le quinte molto bello, perché insomma era come una grande famiglia, stavamo bene tutti insieme, tanti siciliani, la cosa che mi faceva divertire di più, e poi un clima molto sereno. Televisione, cinema o teatro? Ma cinema e teatro. Sesso o amore? Amore. La prima volta, a che età? 14. Dove l'hai fatto? Vabbè, a Palermo, nella camera del mio fidanzatino. Parlaci del tuo fidanzato. Il mio fidanzato è praticamente colui che mi ha portato a Milano, colui che io lo chiamo il mio salvatore. Mon petit garçon, pour toute la vie garçon, je reçois ton amour, donne-moi tes caresses toujours. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Io chiamo il mio salvatore perché mi ha conosciuta in un periodo per me no, che avevo molti problemi, ero molto giù, non contavo più in me stessa. E allora abbiamo fatto questa pazzia, da un giorno all'altro abbiamo preso le valigie e siamo andate a Milano. E così abbiamo costruito la nostra piccola casetta, abbiamo cominciato a lavorare, lui mi è stato tanto vicino, lui è stato il primo a credere in me e per questo lo ringrazierò sempre. I valori in cui credi di più? E l'amore, l'amicizia, la famiglia, tutto ciò che comprende l'amore per me è fantastico. Il mio attore preferito è Al Pacino. Il film più bello, che domanda, non mi viene, aiuto. Non mi viene, City of Angels, sparata. Un mio pregio è essere positiva. Un mio difetto è essere spesso capricciosa. Figli, sì o no? E quanti? Figli sì, tanti. C'è molta competizione nel tuo lavoro? Sì, tanta competizione nel mio lavoro. Per esempio, vabbè, vi posso raccontare, durante la settimana delle sfilate veramente, tra modelle si farebbe qualunque cosa per prendersi la sfilata per prima. C'è molta invidia? Sì, tanta, quella proprio tantissima. Per esempio, quando mi ha lanciato come nuova top model e quindi si facevano entrare per prima i casting, mi sono sentita dire tutto dietro, veramente tutto. Nascono amicizie sul lavoro? Sì, per esempio, non tanto con le modelle perché come ho detto già tanta invidia, ma con i parrucchieri, i truccatori e sì, forse qualche modella sì, soprattutto spagnole e brasiliane, sono come noi siciliani, molto socievoli. Il momento di maggiore imbarazzo quando mi chiedono di fare le foto, ragazzi che mi dicono io sono innamorato di te, là proprio divento rossa come un peperone. Un aneddoto bello della mia adolescenza che credo mi abbia segnato è quando ho fatto i miei 14 anni, quando ho avuto il mio primo gruppo di amici, il mio primo fidanzato, là sono cresciuta veramente tanto, ho cominciato a stare fuori casa e ho cominciato a vedere come viene svolta un po' la vita da adulti invece che da bambina un po' così ingenua. Mio padre è un eterno bambino e spesso mi sono così un po' imbarazzata nei suoi comportamenti quando venivano i miei amici a casa perché si divertiva come un pazzo a farli imbarazzare, però invece adesso quando torno a casa mi diverte tanto il suo umorismo, il suo modo di essere.
Niente, saluto per i miei, per il mio pubblico, per il vostro, e continuate a schifare per me, sempre, perché così anch'io potrò credere maggiormente in me.